Francesco non mi ha mai più telefonato. Quando mia nonna si era sbagliata, che gli aveva detto a lui delle bolle, del gonfiore, lui ovviamente non si è più fatto vivo. Io ho passato tutti questi giorni accanto al telefono ad aspettare, non si è più fatto vivo. Che poi potrebbe chiamare da un momento all'altro, così, perché lui fra l'altro non conosce neanche i miei orari di lavoro, non mi ha mai visto, quindi... Posso chiamare un attimo a casa, mi dispiace, il controllo si può chiamare. Scusate ragazzi, non è più forte di me. Non ce la faccio più, proprio un incubo. Pronto? Nonni? Novità? Ha chiamato qualcuno? Come non hai fatto in tempo ad andare a rispondere? Nonni, pure oggi, dov'eri oggi? Ma come lavarti i capelli? Nonni, te l'ho fatti tagliare apposta. Dopo non ha più squillato il telefono per tutto il giorno, non ha più squillato? Ah, squillato. Sei andata, sei riuscita? Come sei caduta, nonni? Vabbè, ma sei riuscita a rispondere? Oh, chi era? Come non ti ricordi il nome, nonni? Innanzitutto maschio o femmina? Un ragazzo. Che voce aveva? Che voce aveva? Aveva una voce cavernosa, un po' così, oppure una voce squillante? Nonni, cerca di sforzarti. Come si chiamava? Ti dico un po' di nomi. Allora, Marco? Forse era Marco? Era Marco? Ah, era Marco. Però è strano perché Marco non mi chiama più da 1000 anni, è strana sta cosa. Forse era Paolo, nonni? Paolo. Pronto, sono Paolo, c'è Sabrina? Ah, era Paolo. Però mi sembra strano perché Paolo c'ha la ragazza da quando... Nonni, non è che era Luca? Era Luca, sei convinta al 100% che era Luca? Nonni, concentrati, rivivi tutto il momento. Allora, squilla il telefono, tu cadi, ti riprendi, prendi il telefono. Pronto, sono Luca. Ecco, lo vedi che non sei sicura? Nonni, non è che era Francesco? No. Ti prego, nonna, guarda, questo è importante. Allora, concentrati bene. Pronto, sono Francesco, c'è Sabrina? Era lui? Lo devo richiamare? Vabbè! Ciao, nonni, ti chiamo dopo! Aleppo! Mi ha telefonato Francesco! Mi ha telefonato Francesco, questa volta era Francesco, mi ha telefonato Francesco. Ah! Oddio, mi sento male. Oddio, mi sento male. Alessia, senti, non sai come sto. Oddio, era lui. Mi ha telefonato, prendete conto, era Francesco. Vieni qua. Allora, senti qua. No, ma ti rendi conto? Mi sa che te non ti rendi conto. Te proprio niente. Non ti rendi conto. No, per rendermi allora... conto, me ne rendo conto. Senti, vieni qua. Stammi È vicino. Una cosa continua. Che devo fare? Devo richiamare? Beh... Pare brutto se lo chiamo subito. No. Lo chiamo? Chiamalo, va. Però, metti... Ogni lasciata è persa. Metti che lui sta a casa. Ferro cioè, l'abbattuto metti che lui non sta a quando casa. È caldo. Ale, mi devi stare a sentire. Aspetta un attimo. Metti che lui non sta a casa. Io lo chiamo, dico pronto c'è Sabrina, brutta. No, pronto c'è Sabrina. Dico pronto, sono Sabrina. No, ragazzi, sto proprio spostata. Allora, però se mi riconosce la voce, però potrei fare così. Pronto? C'è Sabrina? No, c'è Francesco, per favore. Mi riconosce? No. Buona idea. Cioè, una voce diversa, te ce l'hai troppo simile alla mia. Prisca, puoi venire un momento su, per favore? Allora, fai una cosa. Tu devi... Io adesso ti faccio il numero. Tu telefoni e dici, pronto, c'è Francesco, per favore? Sì. Ripeti? Pronto, c'è Francesco, per favore? Se c'è... Me lo... Se c'è... Carina, no, è brava, insomma, è naturale. Se c'è, me lo devi passare subito. Ripeti un attimo, tutto bene? Pronto, c'è Francesco, per favore? E se lui ti dice, come ti chiami, tu che dici? Francesca. Va bene, uguale. Tanto lo so a memoria sto numero. È libero, corri. Pronto? Sono Francesca, c'è Francesco? C'è. Me lo può passare per favore? Ma che me lo può passare? No, attacchiamo perché... Oh. No, perché scusate, ma scusate, lei ha detto cioè, sono Francesca, poi parlo io. Adesso che so che lui è in casa, telefono io. Ce la farò mai. Vabbè, io provo. Mi telefono.
Non attaccare, eh. Che succede? Non mi regge proprio. Tremo. Mi regge la pompa. Tienimi la mano. Lo fa. Pronto? Oi, ciao, come stai? Che stavi mangiando? No, non ti ha disturbato. Carino. Senti, che mi hai detto, scusa? Che hai detto? Mi ha detto amore mio. Amore mio. Senti, ma dai, che lo dici a tutte. Come tutte chi? Tutte quelle sgallettate che ti vengono intorno. Ah, io sono l'unica. Ecco, sei carinissimo. Senti. No, non sono mica Barbara. No. No, non sono Barbara quella della palestra. No, non sono nemmeno Cinzia. Non è... No, non sono Alessia. Non sono Alessandra, no, non sono Alessandra quella del fruttivendolo, no, mi dispiace. Sì, ma hai indovinato subito, hai scoperto subito. Senti, dimmi tutto. No, nel senso, che mi volevi dire, perché mi hai chiamato? Come non mi hai chiamato? Guarda che non devi fare il duro con me, eh. Ma guarda che a me fa piacere che mi hai chiamato. Dai, veramente, no, a me queste strategie, queste tattiche non attacco. Non mi hai chiamato? Sei sicuro? Perché a me mia nonna non si sbaglia mai, insomma. Poi l'unico Francesco che conosco sei tu. Sei sicuro, Francesco? Ho capito. Devi riattaccare perché tua madre deve, le serve il telefono. Va bene, ok. Ci sentiamo allora, eh. Ciao, fatti sentire. Ciao. Mannaggia. Che fanno? No, dai, non fare così, su. No, dai, no. Dai, su, Sabba. Allora, te mi sa che non ti rendi conto per questo, ma non è la vita. Quanto è importante per me e nemmeno lui era stavolta. Vabbè, su. Mo, reagisci, eh? Su, non ti voglio vedere così. Chiudi te. Ma come chiudo io? Ma dai, su, non ti puoi fare vedere dai, così. Dai, sono due occhi che sono. Vabbè, ma scusami, io non ho capito. Tu ti lamenti sempre, allora, e quello c'è il poro troppo dilatato, e quello ce l'ha poco dilatato, e quello no. Lei fa finta, perché io ve lo devo dire, lei fa finta, che nessuno se la fila, invece c'è una schiera. Una schiera di mille ragazzi che la chiamano, perché io sto a casa sua, ma lo sento, Marco, schiera? Luigi, Gianfranco, Giuseppe. Tutti la chiamano e quello c'è il pelino qui. E quello dico. Allora, come è andata? Favore, chiudi è vero, è vero, zitta. Come è andata con quello? Ah, lui lo voglio, è l'uomo della mia vita. Quest'uomo deve essere mio. Il giorno dopo, beh, allora Sabrina com'è andata? No, ma che, chi era quello? No, c'ha un pelo qua, no, non mi piaceva, no, l'odore della pelle. Per favore, adesso chiudi, non ce la faccio più, sto male, te lo giuro, chiudi. Ciao! Vabbè, buonasera, lo fa ogni tanto. Arrivederci, eh! Ciao! Ci vediamo dopo, arrivederci!